Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Rosy Braidotti, filosofa e professoressa all'Università di Utrecht in Olanda. Buonasera, bentornata Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Buonasera, benvenuto Mario Monti, senatore a vita, ex presidente del Consiglio. Buonasera, bentornato Alessandro Milan, conduttore di Uno Nessuno 100 Milan su Radio 24. Sì. Allora, il presidente Mattarella ci ha parlato stasera di un nuovo inizio e di un importante inizio di ripartenza. Ha parlato anche Draghi oggi in Emilia-Romagna con parole di ottimismo e di fiducia. Ma c'è chi, come il professor Monti, è molto più cauto. Subito dopo la pubblicità. Presidente Monti, da 1 a 10, quanto le piace Draghi nella versione Presidente del Consiglio? Un buon 8 glielo darei, per essere prudenziale. Prudenziale, va bene, se no gli dava 10, cosa gli dava se no? È notorio che lei gli darebbe 15, ma insomma i voti sono limitati a 10 e 8 è molto vicino a 10. Mi sembrava un punteggio molto alto, 8. Senta, Presidente Monti, siccome oggi sia il Presidente Mattarella che ha parlato di nuovo inizio, Draghi ha parlato a Reggio Emilia di ottimismo e fiducia nella ripartenza dell'Italia. Insomma, questo paese sta per ripartire, deve ripartire, lo deve fare restando unito, altra cosa che ribadiscono tutti. Ora, lei condivide questo ottimismo di Draghi e vede un paese unito grazie al governo di unità nazionale? Condivido l'ottimismo che deve esserci e che comincia ad esserci fondatamente, soprattutto per i buoni risultati nella campagna contro la pandemia. Unità nazionale non ancora messa alla prova. Lei ricorderà, dottoressa Gruber, che io da lei nell'autunno dell'anno scorso avevo auspicato un governo di unità nazionale che sembrava fuori dal mondo allora. Ci siamo ormai da 3 mesi e più. L'unità nazionale, cioè l'intento dei partiti di lavorare anche con sacrifici propri per superare i problemi del paese, per ora non si vede, ma scopriremo nei prossimi mesi se c'è e quanto c'è. Ma anche Presidente del Consiglio cerca. Ecco, ma anche su questo fronte Draghi sta riuscendo. Sta riuscendo a fare che cosa? A far sì che i partiti rinuncino un pochino alle loro bandiere in nome di questa unità nazionale per ripartire tutti insieme. Sì, questo certo. Cioè, il governo esiste, la maggioranza c'è, non si sono sciolti, ma teniamo presente che questa è per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, di cui celebriamo il 75° anniversario, delle 4 volte che ci sono state unità nazionali, questa è la prima e esiste perché i partiti, saggiamente dal loro punto di vista, hanno voluto entrare a bordo di una maggioranza e di un governo che ha il compito di fare delle cose positive per il paese che daranno popolarità ai partiti che vi concorrono. Quindi ci hanno tutto l'interesse. Certo. Allora, Alessandro Milan, tu vedi questa unità del paese e i partiti disposti ad ammainare le loro bandiere almeno temporaneamente?
Ecco, forse temporaneamente, io ho colto un pochino di scetticismo nelle parole del presidente Monti e lo condivido. Io infatti non ho mai parlato di governo di unità nazionale, ma secondo me questo è un governo di necessità nazionale. Bisogna stare insieme per risolvere i due grandi problemi, quello della pandemia, e i dati sono confortanti, e quello dei fondi, del Recovery Fund. E questa è un'altra partita molto importante. Temo che man mano che scemeranno queste due emergenze o che i partiti penseranno che queste emergenze non siano più così urgenti, sulla pandemia speriamo presto e sempre più, e sul recovery plan anche probabilmente adesso si stanno mettendo a posto le carte, ecco, temo che a quel momento i partiti penseranno che sarà il momento di rialzare un po' la testa e portare avanti i propri istinti personali che li spingono a fare una campagna elettorale permanente, no? Ecco, su quello secondo me il presidente Draghi si giocherà molto perché lì si vedrà man mano che si andrà avanti nel tempo sui dossier importanti come quelli dell'immigrazione, come quelli delle tasse, come quelli delle tematiche che vedono divisi i vari partiti del governo, lì si giocherà molto, secondo me. Professoressa Braidotti, è d'accordo? E ammainare temporaneamente le bandiere per una causa superiore rende i partiti più responsabili, più forti o più deboli? Sarebbe una prova di grande responsabilità e ce n'è davvero bisogno perché qui si rischia di fraintendere un po' il messaggio che ci arriva da Bruxelles, come scrive giustamente il Presidente Monti nella sua intervista molto bella d'oggi. Qui non si tratta di un cambiamento di direzione da parte dell'Unione Europea e tantomeno di un'ammissione di colpa delle frugali formiche del Nord nei confronti delle classiche allegre cicale mediterranee. Stiamo attenti, questi prestiti, questo aiuto arriva con vincoli e controlli molto precisi e se non stiamo attenti rischiamo, come dice giustamente Cacciari, di portarci a casa 200 miliardi di debiti. È doloroso, ma la classe dirigente italiana è percepita all'estero come carente dal punto di vista dell'etica. Ci sono fattori culturali profondi in gioco, ma la dimensione morale è evidente. Max Weber fa parte di questa conversazione. Allora, l'unità non è sintesi, è una eterogeneità viva e dinamica che ha bisogno di tutti, forze politiche, culturali, tecniche, economiche. E se i partiti questo non lo capiscono, lo capirà la gente che avrà la democrazia ancorata e radicata nel loro cuore e capiranno che senza partecipazioni trasversali, dinamiche, generose, qui non si va avanti. Grande occasione da non perdere, anche per migliorare l'immagine dell'Italia in Europa. È così, professoressa Viola, perché diciamo che sul fronte della pandemia e della campagna vaccinale tutto sta procedendo per il meglio, anche lì c'è grande ottimismo, però c'è anche grande prudenza, no? Se oggi ci è stato ribadito, ricordato che nei ristoranti si può mangiare al chiuso, ma non potremo stare in più di quattro allo stesso tavolo, a casa non potremo ricevere più di quattro persone, la mascherina dovremo continuare a portarla anche all'aperto. Ma visto che tutto sta andando così bene, non è un po', non c'è troppa prudenza? Sì, in effetti è vero. Quello che mi preoccupa non è tanto l'eccesso di cautela, l'eccesso di prudenza, ma un po' la mancanza di fiducia. E la mancanza di fiducia nei vaccini, per esempio, non si capisce perché non si possa dire che a un tavolo ci devono essere al massimo quattro persone non vaccinate. Questo lo trovo giusto, lo trovo corretto per ridurre il rischio di contagio, però se sei persone vaccinate vanno a cena insieme non c'è nessun rischio, così come in casa se si ricevono persone vaccinate non c'è nessun rischio. C'è Ma una scusi, il scarsa fiducia nei. vaccinato, professoressa Viola, il vaccinato può togliere la mascherina? Può andare in giro senza Non c'è. mascherina? Allora, no, questo è un altro discorso. Il vaccinato, come abbiamo sempre detto, può togliere la mascherina quando si trova con altri vaccinati. Il problema di quando si va in giro, in questo momento sarebbe difficile capire io sono vaccinato, io non sono vaccinato, cioè quando vediamo delle persone per strada sarebbe complicato. Secondo me in questo momento all'aperto la mascherina la potremmo togliere tutti, tranne che in situazioni di assembramento, perché quando si sta all'aperto e si cammina per strada non c'è problema, il problema c'è quando ci si assembra tutti insieme davanti a un locale, per esempio. Ma la cosa che mi colpisce è che non venga data questa fiducia nei vaccini e quindi il vaccino non venga incentivato.
perché dicendo per esempio che possiamo tranquillamente fare cene anche con 10 persone se siamo tutti vaccinati, questo sarebbe un incentivo alle persone per andare a vaccinarsi, andare a farsi per quelli il vaccino. Che non sono ancora convinte. Visto quindi che... mi sembra che ci sia poca fiducia nel vaccino, questa è la cosa che non mi piace tanto. O forse potrebbe consigliare lei al commissario Figliolo di utilizzarlo come incentivo per convincere, diciamo, quelli più scettici, no? Che se più, certo, più siamo lo vaccinati e più avremo libertà individuali, personali e quindi anche collettive. Senta, Presidente Monti, allora la pandemia ha fatto sì che all'Italia venissero garantiti quasi 250 milioni di euro del famoso miliardi, sì, stasera, tra che scambio lei con Draghi e i milioni con i miliardi, qua non andiamo bene, Presidente Monti. Allora, quindi 250 miliardi del recovery plan. Lei ha detto, e un po' lo accennava anche prima la professoressa Braidotti, il concetto che praticamente non sono gratis tutti questi soldi. Ha detto lei che c'è una componente di ferro nei guanti vellutati dei finanziamenti europei. In che cosa si tradurrà questo pugno di ferro europeo concretamente nei nostri confronti? Ma in una cosa che moltissimi italiani desiderano, e cioè che siccome la crescita di un paese è data dalle riforme, dall'ammodernamento, più che dai soldi europei che vanno in progetti, anche quelli sono importanti, ma insomma sono, ecco, le riforme che si fa la crescita. E l'Unione Europea ha stabilito, e credo che starà a quanto ha stabilito, che i paesi avranno questi fondi in modo commisurato ai progressi che faranno nelle diverse riforme che i governi si sono impegnati con l'Unione Europea a fare. E quindi, messa in altri termini, per togliere l'asprezza che può derivare dal ferro rispetto al velluto, un paese deve fare le riforme comunque se vuole crescere. Ebbene, è la prima occasione in cui un paese ha la fortuna, grazie all'Europa, di poter fare le riforme retribuito con un premio perché le fa nel proprio interesse. Certo, nel proprio interesse, ma Presidente Monti, praticamente i soldi del Recovery Fund arrivano con più condizionalità di quelli del MES. Si ricorda tutto il dibattito italiano, no, non possiamo prendere i soldi del MES perché troppe sono le condizionalità, ma le condizionalità sul Recovery Plan sono molte, molte di più. Certo che ci sono, e là c'è stata anche una componente mistico-totemica che ha reso così circondata da dubbio schizofrenico la questione del MES, ma è vero che, intendiamoci, l'Italia riceverà, come tutti i paesi, dei contributi, cioè delle donazioni, chiamiamole col loro nome, che non dovranno essere restituite. E tra parentesi, quasi tutti i paesi dell'Unione Europea hanno detto bene, grazie, li prendiamo volentieri questi fondi, non così grandi come per l'Italia. Poi pochissimi paesi, tra questi il nostro, hanno deciso di avvalersi anche dei prestiti che in questa circostanza l'Unione Europea è disposta a fare. E quelli comporteranno rimborso e interessi. Certo. Ecco, ma Draghi, secondo lei il Presidente Draghi dovrebbe spiegare di più e meglio agli italiani che questi soldi non sono gratis? Ma credo che lo faccia. Forse ci vorrebbe, secondo me, uno sforzo supplementare di spiegazione per quanto riguarda l'aumento del disavanzo, ma forse immagino che ne parleremo dopo, la questione del debito buono, del debito cattivo, eccetera.
Comunque, ecco, l'Europa è lei stata... Lei non ci crede al cosiddetto debito buono, no? Che invece Draghi ci ha spiegato che esiste in questo contesto, poi... Mi ha fatto piacere che a Rimini il presidente Draghi abbia detto questo. Io personalmente, da quando è nato il patto di stabilità, 1997, lo critico perché non distingue abbastanza tra un paese che si indebita per fare investimenti che producono crescita futura e un paese che si indebita per fare, per esempio, per dare dei bonus, come ha fatto tante volte l'Italia. Quello che, e mi fa piacere che mentre la Banca Centrale Europea per anni è stata contraria a questa distinzione, adesso Draghi l'abbia fatta propria. Ma quello la BCE è stata guidata da Draghi, come lei sa meglio di me, e comunque adesso l'era dell'austerità è finita. Sì, beh, certo, ma cosa c'entra, scusi, questo? Con quello che stavamo dicendo a proposito del debito buono. Quando si diventa buono. Presidente del Consiglio si cambia opinione. Alessandro Milan? No. Quando si diventa Presidente del Consiglio si dismette il ruolo di governatore della Banca Centrale Europea e quindi si parla di debito buono e di debito cattivo. Per chiarire un po' questo concetto, il pericolo è, io poi... diciamo, ho un po' più dimestichezza del presidente Draghi con la mentalità dei parlamentari italiani e lui se la sta facendo rapidamente, ma io ce l'ho da qualche anno. Allora, è chiaro che soprattutto nella mentalità italiana, che è intrisa di retorica buonista, qualsiasi ristoro, per esempio, qualsiasi sostegno, come si fa a non considerarlo buono? A parte che l'ha detto il presidente del Consiglio, ma comunque è buono dal punto di vista dell'intenzione. Attenzione però, perché se i ristori li diamo prevalentemente facendo più debito e non pagando più tasse o combattendo di più l'evasione, andiamo a chiedere ai nostri figli e nipoti fra 20 anni se quel debito che abbiamo fatto per fare la buona azione del ristoro era un debito buono. Buono, ecco, allora lo chiedo subito ad Alessandro Milan, anche perché tu hai due figli adolescenti, no? Che non ci ringrazieranno probabilmente per il mega debito che stiamo lasciando. No, credo di no e non mi metterò questa sera a spiegare loro cos'è il debito pubblico. Diciamo che però effettivamente... il governo italiano Draghi dovrebbe spiegare che 70 di questi miliardi sono appunto le sovvenzioni, come ha detto il presidente Monti, e gli altri 165 no, sono di fatto debito pubblico. Ricordiamo anche che di recente, con la richiesta di scostamento con l'approvazione del DEF di 40 miliardi dai bilanci dello Stato, siamo arrivati a un rapporto debito-PIL del 160% del PIL sul debito pubblico, che è il massimo negli ultimi 100 anni di storia italiana. Ora, con questi elementi io ascolto il professor Monti e se ci vuole, come credo stia facendo, mettere in guardia, forse ci sono dei buoni motivi per essere messi in guardia. Sostanzialmente Draghi dice che il debito buono è quello appunto per gli investimenti nella digitalizzazione, nel futuro, nelle riforme, nello sviluppo del paese, mentre il debito cattivo sarebbe quello per la spesa improduttiva di uno Stato. Staremo a vedere, anche questa è una scommessa. Qualcuno dice che poi una leadership si misura anche sulla capacità di produrre un lessico nuovo. Draghi ce l'ha già fatta con il whatever it takes, ora ce la sta facendo con il debito buono rispetto al debito cattivo, non lo so. Credo che le prossime generazioni avranno una risposta, non temo molto positiva. Sicuramente ci andiamo a indebitare. Questo andrebbe raccontato un po' meglio agli italiani e non a dire stanno arrivando una pioggia di miliardi, saremo tutti ricchi, potremo fare tutto quello che vorremmo. Professoressa Braidotti, e anche naturalmente questo dice Draghi, non è il tempo di nuove tasse. Il Presidente del Consiglio dice non è il momento di prendere soldi ai cittadini, ma di darli. È una formula giusta questa per da utilizzare con i cittadini, anche perché ricordiamolo che il segretario del PD Enrico Letta ha proposto invece un paio di settimane fa di tassare donazioni e eredità sopra i 5 milioni di euro, però Draghi ha detto no, non è il momento questo.
prima di quell'affermazione gli avrei dato 10, dopo gli darò soltanto 9,5, perché io credo che sia molto importante dare un segnale forte nei confronti dei giovani. Penso che la solidarietà intergenerazionale sia fondamentale anche per il successo del nostro piano nazionale di ripresa e di resilienza. Io ho due ragioni principali per dirle, anzi tre. Prima, adoro i giovani, sono insegnante nel cuore, un professore universitario, sono una maestra che insegna in un altro luogo, quindi avanti i giovani sempre. Seconda ragione, questa questione tremenda della fuga dei cervelli. L'Istat ci dice che nel 2019 l'immigrazione italiana all'estero è aumentata dell'8,1%. Con l'aiuto della nostra meravigliosa ambasciata all'AIA, ringrazio la dottoressa Bianconi, ho fatto una piccola ricerca qui. In quello stesso anno, 2019, il numero di cittadini italiani al di sotto dei 40 anni, trasferitisi in Olanda e iscritti all'AIRE, è aumentato del 78%, arrivando a quasi 3.000 unità nel 2008, eccetera. La stessa cosa nel 2020, oggi nel 2021 siamo già a quota 900 e qualcosa. Allora, in un piccolo comitato fatto dalla nostra ambasciata per seguire questi giovani, li ho sentiti dire tutti la stessa cosa: qui ci sono possibilità, qui funziona tutto, qui tira un'altra aria. Allora, all'estero tira aria, in Italia si soffoca, cosa rispondiamo a questi giovani? Pensiamo a cosa sta facendo la Norvegia per i giovani, il fondo sovrano, detto fondo del petrolio, che loro tirano fuori dal mare, 1.000 miliardi per i giovani, da quando nascono fino alla fine, hanno copertura totale su tutto. Allora, quando i giovani norvegesi vanno in giro per il mondo, lo fanno con disinvolta baldanza, sapendo di avere alle spalle uno Stato che sinceramente vuole il loro benessere. Quando vanno via i nostri, lo fanno come pellegrini, con la valigia di cartone, sentendosi abbandonati da tutto. Questo è intollerabile. Ultima rapidissima ragione economica, l'abbiamo già detto, l'ha scritto l'economista Mariana Mazzucato: nelle grandi democrazie la politica economica si è spostata a sinistra. Basta pensare a quello che sta facendo John Biden con il suo New Deal di stampo rooseveltiano, il Green Deal, il piano verde dell'Unione allora, Europea, aspetti, eccetera, professoressa, eccetera. È il momento di distribuire. È il momento di distribuire, Presidente Monti, e bisogna fare politiche economiche più di sinistra, in sostanza. Ma guardi, qui non è questione di sinistra o di destra. Io probabilmente avrei dato 10 al Presidente Draghi e non 8, se avesse interpretato meglio il ruolo educativo, che non è solo un ruolo di governo, ma anche di pedagogia politica, che un Presidente del Consiglio ha. Ha fatto benissimo in tanti campi, secondo me non bene finora nel campo fiscale. Dove non è stato pedagogico? Ha introdotto un condono, l'ha detto anche lui che era un condono, è stato simpatico nel riconoscerlo. L'altra cosa, nella disputa con Letta, ha ragione Letta e Draghi ha torto. Perché? Perché è una questione di civiltà economica. Noi siamo tra i paesi civili quello che dedica meno attenzione a una parvenza almeno di uguaglianza dei punti di partenza tra i cittadini. Per cui, quindi lei è favorevole a una tassazione di donazioni e eredità sopra i 5 milioni? Sì, ovviamente, cioè non credo che esista una persona. Attenzione, dottoressa Gruber, noi c'è stato un disarmo civile nella politica italiana. Siamo tutti caduti vittima del fatto che nella nostra cultura politica da 20 o 30 anni la tassa è un sopruso dello Stato a danno dei cittadini. Ora, tutto questo viene gestito con grande disattenzione al problema della distribuzione del reddito. Questa è una cosa che deve interessare alla sinistra e deve interessare anche a un centrodestra che voglia fare sviluppare la logica del mercato e che assegni Einaudi. Insomma, Einaudi era a favore dell'imposta di successione. Chiaro il concetto. Quindi, insomma, dovrebbe farci più attenzione anche il Presidente del Consiglio Draghi. Professoressa Viola, non le chiedo il voto da 1 a 10 a Draghi, perché a questo punto no. Tutti si sono espressi, lei è esentata, ma invece le chiedo
per tornare un attimo ai giovani, siccome lei è favorevole alla vaccinazione dei ragazzi sopra i 12-15 certo. anni, no? Però insomma c'è chi invece non è così convinto, ma è favorevole anche alla vaccinazione degli under 12? Ma certamente sì. Allora, prima di tutto perché questi vaccini hanno un altissimo profilo di sicurezza, perché l'infezione naturale è sempre più pericolosa della vaccinazione, sempre, perché è vero che i bambini, gli adolescenti di solito vanno incontro a un Covid molto, molto leggero, asintomatico, ma ci sono stati anche bambini ricoverati negli ospedali, anche bambini ricoverati in terapia intensiva, perché non sappiamo qual è l'effetto a lungo termine dell'infezione, quindi non abbiamo ancora abbastanza dati per sapere se anche una sintomatologia non grave può avere degli effetti a lungo termine nei bambini. E poi perché oltre a proteggere i nostri figli attraverso i vaccini, noi dobbiamo proteggere la collettività, dobbiamo bloccare la circolazione del virus, dobbiamo permettere alla scuola di ricominciare in sicurezza e in presenza. Quindi, come al solito, è un atto di responsabilità verso i nostri ragazzi ed è un atto di responsabilità nei confronti della collettività. Ecco, però Alessandro Milan, tu non sei tanto d'accordo su questo, sei scettico. Li farai vaccinare i tuoi ragazzi? Non ho ancora deciso. Detto che i miei figli hanno fatto tutte le vaccinazioni per legge, io mi sono vaccinato convintamente la scorsa settimana, ho 50 anni, appena si è aperta la finestra in Lombardia mi sono fiondato e l'ho fatto per la collettività, ma non sono convinto, ma non perché lo penso io. Non solo per la collettività, anche per lei. Anche per me, anche sì. Per me, obiettivamente, per me e per la collettività. Ma non è una mia posizione. Il professor Remuzzi, che la professoressa Viola conosce e immagino stimi, è uno dei massimi scienziati che abbiamo al mondo, 2 giorni fa ai miei microfoni a Radio 24 ha detto sulla questione dei giovani bisogna fare un'attenta valutazione costi-benefici. Stiamo parlando di vaccini che tutti quanti facciamo e sono vaccini ancora sperimentali perché non abbiamo uno storico di questi vaccini. Il professor Remuzzi, non io, il professor Remuzzi dice, esatto. A mio modo di vedere, proprio per il motivo per cui ci ha spiegato lei, stiamo parlando di una fascia di popolazione che quando prende il Covid, nella stragrandissima maggioranza dei casi, ha delle manifestazioni lievi, bisogna valutare, ecco, io non sto dicendo che non lo farò, ma guardi che le posso assicurare che ci sono centinaia di migliaia di genitori che sono nella stessa situazione di incertezza, mentre invece trovo incredibile, increscioso e scandaloso che ci siano 3 milioni di fascia di sessantenni, settantenni o anche ottantenni che non si sono ancora vaccinati, allora, molti perché decidono di non farlo. Questo sì. Rapida replica, professoressa Viola, perché appunto per i più non giovani. Non è che possiamo citare, se stiamo qui a citare i vari professori, io le cito Fauci e vediamo, cioè nel senso non è questo il discorso. Il discorso è una questione di logica. Il vaccino è un vaccino sicuro, è stato sperimentato anche nei bambini e adesso è ampiamente utilizzato nella popolazione senza effetti collaterali. L'infezione non è così, perché l'infezione anche nei bambini, se lei viene nell'ospedale dove lavoro io, vedrà che dei bambini sono stati ricoverati. I bambini hanno avuto questa sindrome infiammatoria multisistemica. I bambini vanno incontro al long Covid che ancora non conosciamo molto bene. Non solo quindi c'è un discorso, come dicevo, di protezione, ma in più c'è questo famoso discorso che noi ripetiamo sempre, che se non vacciniamo tutta la popolazione, il virus continuerà a circolare, continuerà a replicarsi, si genereranno le varianti. Quindi noi cominciamo dobbiamo con i sessantenni, vaccinare settantenni, ottantenni, che sono più a rischio come popolazione. Ma ce ne sono milioni Ma i primi, l'abbiamo sempre detto che i primi sono loro, ma in seguito dovremo vaccinare. Il discorso che secondo me invece dobbiamo fare è il seguente: in questo momento è etico vaccinare i bambini o è etico dare i vaccini a chi sta morendo nel mondo? Questo è un altro discorso interessante che possiamo portare avanti. Allora, ma la scelta non è se sia meglio la vaccinazione o la malattia, è sempre meglio la vaccinazione della Presidente malattia. Monti, 15 secondi. No, per unire pandemia e debito, i due temi di questa sera, si vaccinano...
il vaccino protegge anche gli anziani. Sarebbe stupendo inventare un vaccino che si desse ai giovani italiani di oggi, che li immunizzasse dal debito pubblico che stiamo creando per loro. Allora metteremo la professoressa. C'è un vaccino ed è investire i soldi in qualcosa che funzioni veramente per il paese e porti, no, una crescita dell'economia e del lavoro. È anche una grande economista. Ecco, bravissima professoressa Viola. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché già oggi ce l'ha ricordato il presidente Mattarella, domani è la festa ufficiale dei 75 anni della nostra Repubblica, dobbiamo tenercela cara. Sentiamo Pagliaro. A Roma, al numero 51 di Via della Ferratella in Laterano, ha i suoi uffici la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. Si chiama proprio così l'ente pubblico a cui da una decina d'anni è affidato il compito di tener viva la memoria di ciò che siamo stati. Missione strategica in un paese con un'identità ancora così fragile. Nonostante il fardello del nome, la struttura si muove con efficienza. L'ultimo investimento è quello che ha consentito a 30 ricercatori di portare a termine uno studio triennale riguardante la nascita, la storia e le memorie della Repubblica. Il risultato si chiama 2 giugno ed è un'opera in 6 volumi curata da Maurizio Ridolfi e pubblicata dall'editrice Viella. Promosso dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, il progetto editoriale individua nel referendum istituzionale di 75 anni fa l'evento che chiuse la transizione dopo la fine della dittatura fascista, accreditando l'immagine della nuova Italia anche nel contesto internazionale. Fu il momento clou di quel processo di invenzione della democrazia che si rafforzò con la legittimazione popolare della Costituente, per la prima volta anche grazie al voto delle donne, e la stesura della Costituzione. Fa buon uso degli anniversari anche un altro libro intitolato 2 giugno 1946 e pubblicato da Bollati Boringhieri. Federico Fornaro, studioso di storia e parlamentare della sinistra, mette a fuoco il ruolo avuto da De Gasperi e Togliatti, ma soprattutto da inglesi e americani, nella svolta referendaria che Piero Calamandrei riassunse così: mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà, che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re. Allora, prima di salutarvi vorrei farvi un invito, perché come sapete la professoressa Viola è la direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, che è un centro d'avanguardia per la ricerca sulle malattie infantili. Allora, se volete sostenere il lavoro della professoressa Viola e della sua squadra, potete andare su questo sito cittadellasperanza.org. cittadellasperanza.org e potete destinare il vostro 5 per 1000 o fare una donazione a questo importante istituto. E intanto io vi ringrazio, come anche la professoressa Viola. Grazie professoressa Viola, grazie professoressa Braidotti, grazie presidente Monti, grazie Alessandro Milan, grazie spettatrici e spettatori. Lina Giovanni Floris al suo Di Martedì e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.